Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vediamo chi di voi conosce Gutenberg e lo utilizza in WordPress, ok? Conoscerà benissimo i blocchi, ok? E questo è un blocco abbastanza noto che utilizziamo tantissimo, è il famigerato blocco media testo. Immagini da una parte, testi dall'altra, che poi si può allargare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come funziona il blocco media testo a codice? Allora, oggi lo andiamo a realizzare insieme. Poi, nelle prossime settimane, penso di prendere qualche blocco di Gutenberg e farvi vedere come effettivamente lo potrei andare a trasporre, si può dire, ok, in HTML, CSS, nelle opzioni possibili e immaginabili. Insomma, è roba carina vedere insomma un attimino anche come funzionano sti cose. Prima di tutto iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate un like se il video vi è servito a qualcosa, se il video non vi è servito a un cazzo, pazienza, mi dispiace, cercatene altri, magari vi sono più utili e basta. Ok, sigla. Benissimo, allora questo è il classico blocco media testo. Allora mi sono preparato una cartellina per così andiamo a gestirlo un attimo. Ok, abbiamo un foglio di stile con i soliti standard che non sto neanche qui a spiegarvi ormai. Mi sono fatto un contenitore con un po' di spaziatura, già fatto un po' elastico, già ok, e un breakpoint perché poi voglio andare a vedere un attimino anche come fare a trasformarlo in qualcosa di ovviamente completamente responsive. Nella index ovviamente non abbiamo assolutamente nulla se non i collegamenti. Poi, molto importante, naturalmente, essendo un blocco media testo, mi sono preparato un'immaginina, ok, che ho preso su Unsplash, che possiamo utilizzare per andare a gestire la parte dove c'è proprio l'immagine. Allora, come prima cosa, mi vado a mettere il contenitore, quindi .content, ok, che ha già la spaziatura, eccetera, cosa che non farei mai in un sito, perché il contenitore deve essere immacolato, però, a prescindere, per questi esercizi va molto bene. E poi facciamo un div che chiameremo flex, perché naturalmente è inutile dire che queste strutture sono tutte fatte in Flexbox. Mi creo un div che chiamerò column, ok, per due, ne faccio due uguali. Lavorerò su delle colonne al 50%, quindi intanto le facciamo pari, ok, e nel primo di questi div vado a caricare l'immaginina img slash pic1, ok, non compilo l'alt perché stiamo giocando, non mi interessa mettere light, eccetera, insomma andiamo semplicemente a dare delle misure standard predefinite così, senza grosse pretese. Allora lancio l'anteprima e vedete che abbiamo ovviamente l'immaginona gigante, come è giusto che sia, perché giustamente le colonne non hanno al momento una proporzione, mentre nell'altra colonna andiamo a definire innanzitutto, gli diamo un secondo nome, column, e potrei chiamarla text perché questa è quella col testo, e poi andiamo qua a fare un altro div che chiamerò inner. In questo div vado ad inserire un H2 e scrivo heading, minchia, sono capace di scrivere. E poi andiamo a fare un P per avere un po' di testo, ok? E quindi la nostra situazione adesso dovrebbe essere questa. Ok? Direi perfetto. Ottimo. Allora passiamo al foglio di stile e andiamo a cominciare a dare una forma a questa cosa seguendo sempre la logica del nostro blocco. Allora, la prima cosa che vado a fare è richiamare il punto flex e al punto flex gli diciamo ovviamente display flex. Così facendo i nostri elementi si vanno ad affiancare per il principio del flex direction row che è il default, ok? E poi vado a dargli un flex wrap con valore wrap per fargli rispettare le misure che darò ai miei elementi, a cui non cambia assolutamente niente. Adesso pigliamo le nostre due belle colonne, column, ok, e andiamo a dire a queste colonne di essere grandi il 50% dello spazio disponibile. Quindi, siccome la nostra immagine al momento comunque non è ancora stata settata in nessuna maniera, poi la andiamo a piazzare sicuramente, dovremmo avere comunque lo stesso un po' di casino, vedete? C'è una sovrapposizione perché questa immagine non è stata ancora inizializzata per potersi adattare al contenuto. Per farlo ci basta andare a richiamare il div, l'img dentro flex, quindi diciamo flex img, gli diamo un display block che così ci togliamo dalle balle lo spaziettino che rimane sotto di default e poi andiamo a dargli un max width al 100% così che si adatti perfettamente e dovrebbe essere a posto, eccola qua, 50 e 50, perfetto. Allora, nella colonna di testo invece andiamo a dirgli punto column text.
e gli andiamo a dire che intanto abbia un padding left, facciamo una quarantina di pixel, così il testo mi si sposta un attimino dall'immagine, poi questa qua ovviamente nel telefono dobbiamo toglierla, e poi gli diamo un po' di informazioni utili per gli allineamenti di testi. Allora, se il testo vi interessa che rimanga esattamente quella posizione, cioè che parta da sopra, va benissimo, non c'è problema, ok? Potete lasciare così. Se invece abbiamo la necessità di volerlo posizionare, anche questa colonna può diventare un display flex, e grazie alle proprietà ovviamente di Flexbox possiamo gestirla. In prima battuta devo mettere i contenuti in colonna, perché sennò viene fuori un macello, altrimenti si affiancano, quindi rimangono uno sotto l'altro, e poi possiamo andare a utilizzare la line item con Flex Start come base di partenza, quindi testo che parte dalla sinistra, e poi un justify content se vogliamo allineare il testo che rimanga sempre fedelmente al centro dell'immagine, come possiamo vedere qui. Ok, adesso il testo è al centro dell'immagine e abbiamo risolto il problema. Quindi poi cosa ci succede? Succede che dobbiamo andare a definire il responsive, ok, perché vedete qua l'immagine si stringe e non va mai a capo, quindi prendiamo il breakpoint, questo qui da 7.68, e gli diciamo punto flex flex direction, e gli andiamo a dare il column se vogliamo ovviamente che l'immagine mi vada sopra e il testo sotto, ok? Se invece vogliamo invertire prima il testo dopo l'immagine, basta dare un flex direction column reverse, ok? Poi andiamo a recuperare column che è grande 50%, quindi punto column gli diciamo di essere grande il 100% dello spazio disponibile, e mettiamo anche un po' di margin bottom, tipo facciamo una trentina di pixel così si staccano, ok? E poi dobbiamo anche andare a recuperare column text che ovviamente ha il padding left, ok? Quindi avendo il padding left, gli elementi, come potete vedere, non sono ben piazzati perché abbiamo la spaziatura qui, ok? Quindi mi basta semplicemente dare un padding 0 o un padding left 0 alla struttura per risolvere il problema e avere il nostro modello blocco media testo perfettamente funzionante, ok? Allora, una delle rogne ovviamente del blocco media testo è che l'immagine giustamente si allarga e si stringe, quindi può capitare che a un certo punto il testo sfora e compagnia bella, ok? Una soluzione tra le possibili è nel blocco media testo poter premere per avere l'immagine come background, quindi permettere alla struttura di andare all'immagine ad occupare tutto lo spazio disponibile. In questo caso però, ovviamente, essendo il testo molto piccolo, abbiamo necessità anche eventualmente di dare un'altezza minima. Allora io adesso potrei pigliare qui, ok, e tornare nella mia index e vado a eliminare l'immaginina con un bel commento da immagine HTML per poterla caricare come sfondo. Allora, nel foglio di stile torniamo su e andiamo alla colonna che al momento è solo al 50% e andiamo ad assegnare la proprietà background. Quindi urla, carico l'immagine, img/pic, ok, poi gli dico non ripeterti, e poi gli dico center, ok? Allora, cosa succede a questo punto? Beh, a questo punto viene fuori un po' di macello, ok? Perché ovviamente la nostra immagine, vedete, non è assolutamente adattata al contenuto e quindi viene fuori un po' di casino. Pertanto, come possiamo risolvere questo problemino? Possiamo andare a prendere, innanzitutto dobbiamo andare a inserire background size con valore cover per poterle far riempire lo spazio in maniera adeguata. In seconda battuta ovviamente possiamo dare un'altezza minima, che ne so, un min height, potremmo fare un 500 pixel tipo, così da garantirci ovviamente l'altezza minima utile alla causa, ok? E poi dobbiamo togliere ovviamente il background da quell'altra. Quindi se andiamo nel column text, ok, possiamo andare a dirgli background image, o anche semplicemente background in questo caso, direi background, sovrascriviamo completamente, none. Qui non voglio la mia immagine. Quindi eccoci qua che abbiamo risolto questo problema. Poi però, se andiamo a stringere, ok, vedete che abbiamo quel famoso min height che abbiamo dato prima, che rompe un po' i maroni effettivamente, poi qua bisognerebbe formattare tutto, ma non è oggi la giornata per formattare certe cose, ok? Quindi cosa facciamo qui con le famose colonne? Beh, andiamo a definire ovviamente
Anche in questo caso possiamo definire o ridefinire le altezze minime. Per esempio, possiamo dire alla nostra colonna di non essere più grande 500, ma facciamo 300 pixel. Se non diamo un'altezza minima, ovviamente non vedo più l'immagine, ragazzi, quando passo in mobile, ok? E poi rimane questa che effettivamente è un po' impegnativa, quindi possiamo anche andare a dirgli min height alla seconda, questa qui, diciamo auto, quindi diventa semplicemente adattati al contenuto e torniamo alla stessa identica situazione di prima, ok? Quindi abbiamo delle modalità per il blocco media testo molto utili alla causa, ok? Che possiamo gestire in qualsiasi maniera tranquillamente, come potete vedere, ok? Poi se vogliamo raggiungere una situazione come questa ci basta semplicemente fare una colonna magari al 60%, quell'altra al 40, oppure che ne so 70-30, 80-20, anche se 80-20 secondo me è un po' troppo eccessivo per i contenuti. Molto bene ragazzi, anche per oggi abbiamo finito, abbiamo visto come ricreare il blocco media testo di Gutenberg, ok? Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, lasciate tutte le domande nei commenti, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, see you next time!